Il diabete mellito di tipo 1 è una malattia del metabolismo caratterizzata dalla incapacità dell'organismo di produrre insulina a seguito di una reazione autoimmune che porta alla distruzione totale delle beta cellule pancreatiche. Oggi a Roma, AGD Italia presenta la campagna di comunicazione Accendi la testa e fa girare la voce per far luce su una malattia in costante aumento con diagnosi in età sempre più precoce che in Italia affligge oltre 20.000 giovani. Ne abbiamo parlato con il presidente di AGD Italia, il dottor Lamenza, e ne abbiamo parlato anche con le istituzioni, o meglio con la senatrice Rizzotti, che si è sempre impegnata su questo tema. Sì, oggi viene lanciata questa campagna di comunicazione che consiste nel uno spot istituzionale di brevissima durata che è finalizzato a incuriosire e successivamente a informare l'opinione pubblica tutta sull'esistenza del diabete infantile, il diabete che avviene in età pediatrica, il diabete che non è nell'immaginario comune ed è che è quello associato alle persone anziane, in sovrappeso, in cattivo stile di vita, che non possono mangiare zuccheri, che si può prevenire. Il diabete di cui parliamo oggi, di cui si interessa questa campagna di comunicazione, è il diabete in età pediatrica, per il quale oggi non esiste la guarigione, ma si cura anche con l'aiuto delle tecnologie in maniera abbastanza bene, ma sui cui sintomi all'esordio c'è ancora tanto da informare. AGD Italia è il coordinamento nazionale delle oltre 55 associazioni che sono sparse su tutto il territorio di genitori e di famiglie di bambini con diabete. L'obiettivo è quello di sostenere le famiglie di bambini con diabete ed è quello di essere un interlocutore autorevole verso le istituzioni per definire e condividere strategie, scelte, interventi per migliorare la qualità di vita dei bambini e sostenere e supportare i genitori nel faticoso e duro e lungo cammino dell'educazione terapeutico che tanto impegno porta e di cui ha bisogno questa patologia per essere ben gestita. Guardi, l'impegno delle istituzioni sarà una cosa decisa perché vogliamo portare a conclusione questo iter ormai annoso, perché dal 2015 è uscito un documento della conferenza paritetica con il MIUR, il Ministero della Salute, i rappresentanti delle regioni, delle società scientifiche, delle associazioni dei genitori, proprio per il problema terribile della distribuzione dei farmaci durante l'orario scolastico. Sono anni e anni che se ne parla, dal 2015 è stato fatto questo documento approvato da tutte le parti, giace al MIUR per un problema burocratico perché ci vuole una trattativa sindacale per la formazione del personale scolastico. Ma quando c'è stata la 626 per la sicurezza nelle scuole non c'è stato nessun problema, un addetto è stato formato e quindi preparato alla sicurezza nelle scuole. Qui è la stessa cosa, purtroppo quando si ignora che dietro a un atto burocratico c'è l'aspettativa di decine di migliaia di piccoli pazienti e delle loro famiglie, si dovrebbe pensare anche di informare i burocrati stessi di questa cosa, perché non tutte le cose hanno lo stesso livello di aspettativa, soprattutto nell'ambito della salute. Quindi io presenterò col mio gruppo Forza Italia, e spero sarà condiviso da tutte le altre parti politiche, perché sulla salute non ci dovrebbero essere colori politici, ma una spinta ad avere insieme la conclusione di questo iter che, come le dico, dal 2005 è stato fatto il primo documento, siamo nel 2018 e ancora sta lì al MIUR il documento. Quindi la mozione vuole essere una sensibilizzazione, un incitamento al Ministero della Pubblica Istruzione per portare avanti questa cosa, e penso che ricorderò al Ministro tutte le settimane negli interventi di fine seduta questo problema, così almeno dovranno assolutamente dare una risposta, se non altro per stanchezza.